Questo programma è offerto da Carpisa, borse ed accessori. Yamamay, intimo e moda mare. Dama Club, Accademia Moda. Italpa, distribuzione e servizi. Keune, The Art of Air Design. Carlino, presidente del Napoli Calcio Femminile, la società continua a investire, la squadra continua ad andare bene, ma le difficoltà sono sempre di più nonostante il tempo passi e gli investimenti che sono stati fatti. Sì, siamo alle solite, però sinceramente ormai dobbiamo reagire, perché se andiamo dietro a queste cose brutte politiche che a noi non ci competono, vogliamo fare sport, purtroppo Napoli non ci permette di farlo come vorremmo noi, però noi investiamo proprio su queste ragazze. Parlare ancora del collana è veramente, sembra una barzelletta, quindi andiamo avanti per quello che è la nostra passione, il calcio al femminile, e lavoriamo solo per queste ragazze, tutto il resto non ci vuole, oggi non ne voglio parlare perché veramente è una delusione enorme. Italo Palmieri, direttore generale del Napoli Calcio Femminile, comincia una nuova stagione, tanti ostacoli, tante difficoltà, ma anche tanta voglia di fare bene. Certamente, abbiamo spiegato proprio all'interno di questa conferenza stampa che oltre ogni ostacolo derivante soprattutto dall'impasse della situazione collana, la squadra insomma si sta proiettando verso un campionato che speriamo possa essere d'avanguardia. Certo non è facile, perché sappiamo che le ragazze giocano, si allenano su 3 strutture differenti, la domenica giocano su un quarto campo, quindi le difficoltà ci sono, però c'è molto entusiasmo, è un progetto serio, speriamo che il mix di straniere a cui dobbiamo, ci siamo rivolti per poter integrare tecnicamente la squadra, visto proprio che molte ragazze che con noi lo scorso anno hanno fatto bene, hanno deciso addirittura di cambiare sport, di spostarsi fuori da Napoli, ci ha messo in una condizione tecnica abbastanza delicata. È un po' quello che dicevamo all'interno della conferenza stampa: quando i progetti non possono essere portati avanti sportivamente per le difficoltà che vengono create proprio sul territorio dalla mancanza di struttura, è anche normale che una parte dei giovani insomma desistano, un po' come avviene anche nel mondo della scuola, dello studio, del lavoro, no? Che subiamo questa allontananza, questo emigrare dalla città di Napoli, e questo è successo, insomma non tutte le ragazze hanno la forza e la voglia, non tutti i giovani hanno la forza e la voglia di continuare a sacrificarsi per portare avanti qualcosa sul territorio napoletano, ed ecco che è normale che noi insomma nel tempo abbiamo perso 9 ragazze molto brave, che alcune si sono trasferite a Roma, altre a Firenze, e altre invece hanno deciso addirittura di non giocare più a calcio, quindi e questo è il frutto di una politica dissennata sul territorio in nome dello sport. Alberto Ramaglia, vicecommissario della FIGC Campania, quanto è importante il calcio femminile per il movimento campano e quanto il Napoli Calcio Femminile ha fatto in questi anni per far crescere questo movimento? Ma io penso che la risposta sta già nella sua domanda: quanto è importante il calcio femminile per questa gestione commissariale, lo stiamo dimostrando con i fatti oltre che con le parole. Abbiamo avuto ieri, o meglio l'altro giorno, una riunione con tutte le squadre che partecipano al campionato regionale con pari dignità con il campionato di eccellenza, nel senso manifestazione pubblica di presentazione del calendario, incontro con i vertici arbitrali per esplicitare le novità regolamentari. Siamo soddisfatti che, a differenza di altri settori che hanno sofferto la crisi di iscrizione, il calcio femminile è aumentato di ben 3 unità, da 12 siamo passate a 15, e l'interesse è manifestato anche dalla partecipazione all'incontro che abbiamo avuto
avuto mercoledì erano presenti oltre l'80% delle società, percentuale che non si riscontra nel calcio maschile. Quanto è importante il Napoli, questo veramente è nei fatti, si è sempre detto che una squadra ai vertici fa da traino al movimento, quindi sicuramente il Napoli ha una grossa importanza in tutto, la presenza qui del sottoscritto in rappresentanza del senatore Sibilia, che è stato trattenuto a Roma, è proprio per significare la vicinanza e la speranza che da 15 possiamo facilmente arrivare a ben altri numeri. Valentino Esposito, capitano del Napoli Calcio Femminile, è iniziata una nuova stagione, difficoltà con il campo, ma la squadra, anche se più giovane, è sempre competitiva. Dove ti aspetti di poter arrivare? Diciamo che è presto per parlare di obiettivi, anche se sappiamo bene che quest'anno volevamo puntare a qualcosina in più. Purtroppo la questione collana ci sta comunque delimitando nelle cose che dobbiamo fare, perché non abbiamo un campo per allenarci e siamo costretti ad allenarci su 3 campi diversi, e non è semplice, perché comunque è difficile mettere insieme tutto quello che dobbiamo fare. Quindi niente, mi auguro che la questione collana si risolva quanto prima, sia per la società, per tutti i sacrifici che sta facendo in questi anni per farci fare un calcio migliore, sia per noi ragazzi che comunque abbiamo bisogno di una struttura nostra dove poterci allenare e giocare. Marco Mazziotti, allenatore Napoli Calcio Femminile, che prospettive ci sono con questa squadra che è ringiovanita ma che continua comunque a sembrare molto competitiva? Sì, le prospettive sono buone, sono rose, perché abbiamo la fortuna di avere in squadra ragazze di grande valore e soprattutto di grande futuro, quindi sicuramente da quest'anno ma anche negli anni prossimi abbiamo già una buona base sulla quale contare, e quindi in modo da poter affrontare già da questo campionato ed essere competitivi, ma anche in quelli futuri sicuramente proveremo ad essere sempre protagonisti. Le difficoltà legate alla situazione del Collana quanto incidono sulla preparazione e sulle prestazioni? Incidono tantissimo, nel senso che questa è una squadra che si allena e gioca su 4 superfici diverse, quindi non c'è l'adattamento al terreno di gioco, non c'è l'adattamento a delle misure, di conseguenza non è facile per loro ambientarsi di volta in volta e cambiare anche per quanto riguarda la superficie. Loro lo stanno facendo con grande sacrificio, senza alcuna lamentela, senza alcun problema. Per me questo è un vantaggio, che riesco comunque a lavorare, però chiaramente mi metto nei loro panni e non è semplice allenarsi in queste condizioni. Antonella Leardi, quest'anno il Napoli Calcio Femminile ha donato 25 kit per i ragazzi della SD Cirovive, dopo i lavori che sono stati fatti anche a un campo lì a Scampia, quindi si rinnova questo legame tra il Napoli Calcio Femminile e la sua associazione. Allora sì, grazie a Dio quest'anno possiamo vestire i nostri ragazzi della squadra SD Cirovive grazie alla Carpisa e a Mamai. Diciamo che io ho abbracciato una zona molto, molto particolare, quella di Scampia, ed è un progetto particolare perché sono ragazzi che vengono da un quartiere molto disagiato. Ci sono anche ragazze che in quella zona possono essere avvicinate allo sport? Sì, già ci sta un piccolo gruppo con un'associazione femminile, però io mi auguro che possa abbracciare tante ragazze, così si possono togliere ragazzi dalla strada. Io dico che lo sport deve essere soprattutto un'opportunità di poter salvare tanti ragazzi dalla strada. Susanna Petrone, già anche tesserata per il Napoli Calcio Femminile, è un po' la testimonial di questa squadra, un saluto a queste ragazze che hanno appena iniziato una stagione comunque complicata. Sì, io ho avuto l'onore e la fortuna di essere testimonial di questa squadra e le ho conosciute personalmente ad Ischia, proprio sul campo di calcio. Come ho detto anche prima, insomma, ho provato a dare qualche calcio al pallone, però non è uno sport, è uno sport che conduco ma non so praticare proprio bene. Loro invece ho visto che sono delle ragazze tenaci, che ci credono, e infatti il mio in bocca al lupo
e il mio consiglio è proprio questo, di non mollare mai. Quindi ragazze, mi raccomando, dovete crederci e non mollare mai. Un grande in bocca al lupo, ce la possiamo fare. Carpisa, borse ed accessori. Yamamai, intimo e moda mare. Dama Club, Accademia Moda. Italpa, distribuzione e servizi. Keune, The Art of Air Design.